In queste ore, in questi minuti, suppongo, si stanno predisponendo i varchi per estendere la zona rossa. Proprio all'interno della zona rossa c'è un nostro collega giornalista che è anche assessore al comune di Penne, il più grande tra quelli che sono stati inclusi nella nuova zona rossa, il collega Gilberto Petrucci, che saluto e ringrazio, collegato via Skype. Allora, Gilberto, quali sono le novità di queste ore? Qual è il lavoro anche di voi amministratori locali all'indomani dell'ordinanza che ieri sera è entrata in vigore, firmata dal presidente Marsilio? Intanto un saluto a tutti voi. Ovviamente è stata una sorpresa perché ieri sera ci è piombata addosso questa ordinanza, ovviamente a seguito di una relazione della ASL che ha in un certo senso evidenziato le criticità legate proprio alla diffusione del virus sul territorio. Abbiamo lavorato tutta la notte come amministrazione comunale e anche questa mattina stiamo predisponendo i varchi su un territorio peraltro grande, forse più grande della provincia di Pescara, Penne, con i suoi 92 km quadrati di estensione, ci stiamo coordinando con le forze dell'ordine. Anzi, voglio ringraziare sia il comandante della Polizia Municipale di Penne, il capitano Natalino Matriciani, che il capitano De Rosa della compagnia dei Carabinieri, che stanno svolgendo un ottimo lavoro. Stiamo predisponendo tutta la modulistica volta a garantire l'ingresso per quelle attività essenziali, consentire ai visitatori di raggiungere Penne, e fino al 3 aprile, quindi raccomandiamo ai cittadini di rimanere ovviamente a casa perché si può più uscire, e questo è l'aspetto più importante. Stiamo anche garantendo la filiera agricola, perché nella nostra zona, come dicevi anche tu, oltre a Penne ci sono Civitella, Montebello, Farindola e Picciano, dove ci sono le principali aziende agricole e devono comunque continuare a svolgere l'attività. Ci stiamo muovendo, un momento difficile, complicato, l'importante però è contrastare questo virus che chiaramente sta provocando anche vittime da queste Gilberto, ovviamente ti do del tuo giornalistico. Che parti. situazione c'è al momento in ospedale? Abbiamo visto le immagini del presidio ospedaliero. Si sta normalizzando la situazione dopo l'emergenza di questi giorni? Allora, l'ospedale intanto è ancora sotto stress, però tuttavia il personale sanitario, che ringrazio per l'ottimo lavoro, sta predisponendo ogni iniziativa, ogni cura ai malati, che poi peraltro sono gran parte, provengono anche da Pescara, vengono trasferite nel nostro presidio, perché a Penne, lo voglio ricordare, c'è un centro di riferimento Covid della ASL di Pescara. Quindi l'ospedale è pieno, però sta svolgendo un ottimo lavoro, e questo testimonia come sia importante, insomma, la sul territorio.